Altro dramma della disperazione a Sondrio, nel quartiere La Piastra. Un uomo di 72 anni soffoca l'anziana sorella. Non riusciva più a gestire la difficile convivenza. La provincia di Sondrio è un esempio da imitare, così il sottosegretario agli interni. Poche le criticità, alta la cooperazione tra le istituzioni. Il paese orobico celebra la protagonista degli alpeggi. Le più belle brune alpine e pezzate rosse della provincia sul podio, eccellenza del lattiero caseario. 20 brani classici del repertorio del cantautore Laghee consegnati alla platea del sociale. Memorabili 3 ore di concerto sabato sera nel segno dello swing. Un saluto ai telespettatori di TSN, nuovo appuntamento con l'informazione del TG di Telesondrio News. Omicidio volontario è l'accusa formulata nei confronti di Giulio Paganoni, 72 anni di Sondrio, che questa mattina nella propria abitazione di Via Torelli ha soffocato la sorella di 88 anni. Un dramma della disperazione motivato dalle difficoltà di una convivenza sofferta e dall'incapacità di far fronte, oltre all'assistenza all'anziana congiunta. Il servizio è di Elisabetta Del Curto. Un omicidio che scuote la routine della periferia di Sondrio. Intorno alle 6.30 di questa mattina l'epilogo di una convivenza fra fratello e sorella divenuta con ogni probabilità insostenibile. Da una parte Andreina, detta Lina, Paganoni, 88 anni, con i problemi tipici dell'età e la necessità di sempre maggiore vicinanza, e dall'altra il fratello Giulio, 73 anni, che da tempo se ne prendeva cura occupandosi delle faccende domestiche, della preparazione dei pasti e dell'assistenza alla persona. Un carico divenuto sempre più gravoso e che forse sarebbe stato meglio condividere con una badante o con le istituzioni preposte all'assistenza domiciliare. Era invero, per quanto potuto apprendere, sua intenzione rivolgersi ai servizi sociali del comune per chiedere aiuto, richiesta che avrebbe voluto formulare proprio questa settimana, come aveva confidato ad un amico, ma questa mattina il senso di impotenza e di disperazione deve aver avuto il sopravvento. Preso un foulard, Giulio Paganoni ha soffocato la sorella stringendoglielo al collo. Poi ha preso il telefono ed attivato i soccorsi chiamando il servizio di emergenza 118. Quando il personale sanitario è giunto sul posto, al primo piano del civico 61 di Via Torelli, nel quartiere La Piastra, ha subito capito che qualcosa non era andato per il verso giusto e immediatamente ha allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono giunti gli agenti della squadra volante della questura, il comando del commissario Fabrizio Mastroianni e gli agenti della polizia scientifica. Subito tradotto in commissariato, Giulio Paganoni, che per tutta la mattina è stato interrogato alla presenza del suo difensore, l'avvocato Giuseppe Romualdi. Ha esposto i fatti, così come a suo modo di vedere si sono svolti, ammettendo di fatto di aver soffocato la sorella. Fatti che in base ai primi accertamenti svolti collimano con quanto rinvenuto sulla scena del delitto. Sul posto anche Paolo Tricomi, medico legale, anatomopatologo incaricato dalla Procura della Repubblica di Sondrio e in particolare dal magistrato di turno Antonio Cristillo, di effettuare la prima ricognizione cadaverica sul corpo della vittima, ricomposta presso la camera mortuaria dell'ospedale di Sondrio, dove verrà effettuata l'autopsia. Trasferito in carcere invece l'autore del delitto, dal momento che il pubblico ministero ne ha disposto il fermo di polizia giudiziaria con l'accusa di omicidio volontario. Un caso disperato che rimanda a quello occorso il 25 gennaio scorso presso la Fondazione Luigi Longoni del capoluogo. In quel caso fu la sorella Anna Forni a por fine all'esistenza del fratello Alberto, che però in quel caso avrebbe posto in essere da sé il gesto suicidiario senza riuscirvi del tutto. Dopo alcune settimane di carcere alla donna sono stati concessi gli arresti domiciliari nell'abitazione di Via Samaden a Sondrio, in attesa dei risultati dell'esame autoptico effettuato sulla salma della vittima. E profonda costernazione ha destato nei residenti di Via Torelli quanto accaduto oggi nel quartiere La Piastra. Nessuno poteva immaginare un simile epilogo in casa Paganoni. Sentiamo le testimonianze allora raccolte a caldo. Sgomenti vicini di casa di Giulio Andreina, Lina Paganoni. I residenti ai civici 59 e 61 di Via Torelli nel quartiere La Piastra questa mattina non potevano credere che un omicidio si fosse consumato quasi sotto i loro occhi senza che alcuna avvisaglia potesse essere avvertita. Tutti a ricordare la signora Lina passeggiare da sola nel parco sotto casa e sedersi come tutte le mattine sulle panchine rivolte al sole. Una persona per bene, sempre gentile, così la ritraggono i condomini. Abitava col fratello? Sì. Andavano d'accordo, che voi sappiate? Io sappia, sì. La portava anche dalla parrucchiera e tutto. C'era un buon rapporto? Sì, sì, per quello che ne so io, sì. Perché il fratello, lui, va di qua, va di là, eccetera.
Ma lei, no, lei aveva gli orari. Ma una donna che non dava disturbo a nessuno, non posso di bugie. La vedevo sempre sola, seduta, una volta ogni tanto si sedeva dalla parte di là, ma una volta ogni tanto, ma era autonoma lei. Era una brava signora, faceva il giretto qua attorno. Era malata? No, no, non era malata, assolutamente. Dava al bambino, nostro nipote andava dalla signora, era molto gentile. Glielo teneva? No, lui andava praticamente a trovarla, lui gli dava la mancia, la signora, così tutta carina, gentile, però sconvolgente comunque. In questi condomini devo dire che ognuno poi vive un po' la propria vita, quindi sì, no, no, ci conosciamo proprio così, ci salutiamo e basta, direi niente di più. Ma non c'è un luogo di ritrovo qui, un punto, non lo so? Se c'è io non la conosco. Tuo fratello gentile, fratello... Vivevano insieme? Sì, sì, era la casa era della signora e l'ha regalata al fratello. Andrea l'ha comprata, sì. Ma lei girava da sola, non con fratello? No, no, l'ho sempre vista da sola, perché poi il fratello lavorava perché è più giovane, poi andava a fare i suoi giri in bicicletta, però sì, faceva il giro, andava fino alla salita su e poi tornava indietro, si sedeva lì. Dopo non so in casa come vivevano, perché... Avevano una badante, qualcosa, o vivevano da sola? Non ho mai visto nessuno. Anche perché lei era abbastanza indipendente. Sì, era autonoma. Sì, era autonoma, cucinava il fratello, ecco, l'unica cosa mi diceva che cucinava il fratello. Una persona equilibrata, tranquilla. Non abbiamo mai avuto motivo per qualsiasi cosa. Viviamo qui da più di 30 anni, quindi sono eventi tragici. Non si hanno neanche parole. Conosceva anche lei? Sì, usciva in bicicletta con me fino all'anno scorso. Ma cos'era in difficoltà nella gestione della sorella? No, era un po' problematica la sorella, però la gestiva bene, gli faceva da mangiare, la puliva, la lavava, tutto. Grave incidente questa mattina nei boschi sopra Delebio, in località Poncina, a circa 300 metri di quota. Un uomo di 72 anni del posto e OB, le sue iniziali, ha perso la vita durante una delle sue consuete escursioni di mezza costa. Cosa gli sia accaduto di preciso non è dato sapere, ma quel che è certo è che ha compiuto un volo di circa 80 metri che non gli ha lasciato scampo. Il suo corpo è stato rinvenuto cadavere oggi, nel primo pomeriggio, intorno alle 14, dagli uomini del soccorso alpino e del soccorso alpino della Guardia di Finanza, che lo hanno recuperato attraverso il contrappeso. Sul posto anche i soccorritori del 118 e della Croce Rossa, oltre ai carabinieri della compagnia di Chiavenna, che hanno effettuato gli accertamenti di rito. Ad allertare i soccorsi, la moglie dello sfortunato escursionista, che intorno a mezzogiorno, non vedendolo rincasare, si è preoccupata ed ha lanciato l'SOS. È un ritratto che parla di una provincia attiva, funzionale, nella quale gli enti preposti svolgono le loro funzioni in perfetta armonia, quello tracciato dal sottosegretario al Ministero dell'Interno, Stefano Candiani, in visita quest'oggi in Valtellina. Vediamo il servizio. Trasferta tutta valtellinese, quella odierna per il sottosegretario di Stato del Ministero dell'Interno, Stefano Candiani. Ad accompagnarlo lungo un peregrinare avviato sin dalle 10 di questa mattina a Tirano, presso la nuova caserma dei Vigili del Fuoco, dove a fare gli onori di casa era presente la comandante provinciale del Corpo, Marcella Battaglia, l'assessore regionale Massimo Sertori. Da lì, dopo un primo incontro con il neoprefetto di Sondrio, Paola Spena, il sindaco di Tirano, Franco Spada, ed il presidente della Comunità Montana Valtellina, Gian Antonio Pini, per il sottosegretario Candiani trasferimento presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sondrio, ancora la presenza del prefetto e della comandante dei pompieri. Questo pomeriggio poi appuntamento nella prefettura del capoluogo, tra i presenti anche il questore Angelo Giuseppe Re, il comandante provinciale della Guardia di Finanza Antonello Reni ed il comandante provinciale dei Carabinieri Emanuele De Ciuceis. Per il sottosegretario un bilancio più che positivo, avvalorato da una solida collaborazione tra le istituzioni, quello raccolto presso la provincia di Sondrio. I valtellinesi sono una popolazione che merita questo tipo di servizi e soprattutto merita di essere riconosciuta nella propria grande capacità di fare comunità. Vogliamo ricostituire anche istituzioni che si sono nel tempo però perse, come la provincia, e dare al territorio una certezza che nella provincia di Sondrio ci stanno degli ottimi esempi che diventeranno anche esempio per le altre province lombarde e per gli altri territori nazionali. Parlando di territorio, rimarcato in agenda il programma che prevede l'assunzione di 1.500 nuovi vigili del fuoco, anche in previsione dei tanto agognati giochi olimpici invernali del 2026. Devono essere formati, saranno formati entro la fine di quest'anno e l'inizio dell'anno prossimo. Una parte di questi arriveranno anche sulla Lombardia e anche sulla provincia di Sondrio. Quindi gli organici penso proprio che potranno essere pienamente soddisfatti. Non dimentichiamo che nel momento in cui ci sarà l'esigenza per le Olimpiadi invernali ci sarà un ulteriore rafforzamento di personale.
Capitolo ordine pubblico è nello spaccio di stupefacenti, soprattutto droghe leggere, e nei furti in appartamento che il territorio mostra, seppur in maniera lieve, le proprie vulnerabilità. Non si può dire che questo sia un territorio che ha gravi problemi, ma nello stesso tempo ci sono situazioni di reati predatori che allarmano i cittadini, e su questo tipo di problematiche le nostre forze dell'ordine, la prefettura, la questura e le altre forze dell'ordine sono ampiamente e fortemente determinate. Arresti domiciliari per un allevatore 60enne FG di Piateda. Le manette sono scattate ai polsi dell'uomo da parte dei carabinieri di Ponte in Valtellina nella serata di giovedì, con l'accusa di resistenza pubblico ufficiale, porto d'armi e caccia di frodo. Il bracconiere già lo scorso anno era incorso nei medesimi problemi, quando l'uomo si è accorto della presenza delle forze dell'ordine, anziché fermarsi all'alt è fuggito, ma una volta raggiunto i carabinieri hanno perquisito il veicolo sul quale viaggiava, rinvenendo un coltello e del munizionamento adatto alla caccia. Seppur interrogato, l'uomo ha dapprima negato il suo coinvolgimento in attività illecite, poi ha confermato il possesso dell'arma assemblata artigianalmente ritrovata dai carabinieri in una zona limitrofa, arma che l'uomo aveva gettato dal finestrino poco prima dell'arrivo dei militari. In tanti ieri a Colorina per la quinta edizione della mostra zootecnica dei comuni delle Orobie, ad essere premiati i migliori esemplari dell'intera provincia di Mucca Bruna e Pezzata Rossa. Ecco il servizio. Non una semplice vetrina, ma nel concreto una vera e propria celebrazione, un tributo ad una vocazione e ad una passione assurte ad icona dell'intero territorio alpino della provincia di Sondrio. È la mostra zootecnica dei comuni delle Orobie, andata in scena ieri, domenica 7 aprile, presso il campo sportivo di Colorina. E se al comune del versante orobico, alle porte di Sondrio, spetta l'inusuale primato di contare tanti abitanti quanti capi bovini ospitati nelle proprie 11 aziende agricole, 1400 per 1400 per la precisione, è pur vero che un tributo alla protagonista di uno dei settori di punta della produzione territoriale, il lattiero caseario, miglior scenario non avrebbe potuto trovarlo. Tanti presenti, altissimo il livello di entusiasmo, ai gradi massimi lo spessore professionale e la cura nei particolari degli allevatori nel presentare loro, le mucche brune, ma anche le pezzate rosse, regine dell'evento. Oggi si rende omaggio a questo mondo che è una vetrina per la nostra valle. Ci sono tantissime persone che vi si dedicano con impegno, quotidianamente, con grande sacrificio, ma che però stanno portando a casa grandissimi risultati e il mercato li sta premiando. Ed è un futuro roseo quello che lascia intravedere l'orizzonte di questo settore, traino di un'economia che pone la qualità e la genuinità dei propri prodotti quale imprescindibile componente della propria produzione. Un ambito produttivo in salute che di anno in anno aumenta la propria notorietà e reputazione, richiamando a sé non pochi giovani, tantissimi quelli presenti in questa quinta edizione dell'evento, tra questi gli studenti dell'Istituto Tecnico Agrario del convitto Piazzi di Sondrio. Per lo sviluppo socio-economico del territorio della provincia di Sondrio, che è una delle finalità del BIM, l'agricoltura, l'allevamento sono delle parti importanti per questo fine, per cui l'auspicio è che ci sia questo ritorno all'agricoltura, come pare che ci sia, e che continui veramente questa attività di attenzione, di manutenzione, di prevenzione anche del territorio. È una festa dell'agricoltura in senso generale, tanto che non ci sono solo animali, ci sono bancarelle di Campagna Amica che testimoniano appunto la capacità degli agricoltori di essere produttori di cibo, di quel cibo vero che viene dalla terra. Una conduzione dell'evento condivisa tra comune ed associazione regionale allevatori della Lombardia. Mi fa piacere vedere qua tanti agricoltori, tanti giovani che si impegnano nella loro azienda. Questo ci dà tanta carica, tanta energia per continuare in questo modo a dare una vetrina a questo importante settore che è quello della zootecnia e dei prodotti lattiero-caseari. Il territorio fa da volano per uno dei settori in cui noi crediamo di più, che è quello del turismo, quello che ci sta dando dei valori sempre più positivi e in cui noi vogliamo puntare i nostri piedi e vedere le soddisfazioni economiche dei privati. Ma torniamo alle protagoniste della mostra zootecnica di Colorina, quelle brune e pezzate rosse cui era dedicata la kermesse. Ad aggiudicarsi il titolo di campionessa assoluta provinciale per le vacche da latte di razza bruna, l'esemplare dell'azienda appartenente a Francesco Biavaschi di Gordona. Appartiene invece all'allevamento dell'azienda di Rinaldo Varischetti di Colorina, la nuova campionessa regionale assoluta della categoria pezzata rossa.
A calcare il primo gradino del podio, categoria manze di razza bruna, l'azienda di Adriano Zamboni di Colorina. Zootenieri di montagna è sicuramente un punto a favore. Gli allevatori non sono grandissimi come dimensioni aziendali, però sono molto validi come capacità di gestire il bestiame. Noi siamo pronti anche per il prossimo concorso europeo che ci sarà la prossima nel 2020 a Verona. Saremo agguerriti come non mai per partecipare e poter far bella figura per l'allevamento valtellinese. Grave incidente domenica mattina sulla statale 38 alle 7.40 a Piateda in località Fiorenza. Un 46enne, ME le sue iniziali, di origine straniera ma residente in provincia, mentre procedeva in direzione Sondrio, ha perso il controllo del Ford Transit sul quale viaggiava schiantandosi contro un muro. Le sue condizioni sono apparse fin da subito gravi ai soccorritori Areu che hanno trasportato la vittima in codice rosso all'ospedale del capoluogo. La sua prognosi è riservata, ma l'uomo fortunatamente non è in pericolo di vita. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco di Sondrio e la polizia stradale. Quasi 300 commensali nel salone dell'oratorio di Olginate, nel segno della solidarietà verso le molteplici iniziative messe in campo dalla Onlus Carovana del Sorriso. Un successo, la cena di fine corso alla presenza degli allievi dell'Istituto Alberghiero di Casargo. Il servizio è di Gabriella Garbellini. Quando l'altruismo chiama, l'eco risponde. L'arte culinaria ha dato la mano alla solidarietà nella serata di sabato all'oratorio di Olginate per la cena di fine corso a favore della Carovana del Sorriso, sodalizio nato nel 2009 che garantisce cure e sostegni alle popolazioni più fragili in diverse parti del mondo, fra cui Bosnia, Romania, Tanzania. L'entusiasmo di quasi 300 commensali uniti nel segno della Onlus Lecchese per dare un aiuto concreto a tanti piccoli che per tetto hanno spesso solo il cielo. Il ricavato dell'evento è stato devoluto per le molteplici iniziative messe in campo e nel caso specifico in Tanzania. A preparare gustosi manicaretti artistici 15 corsisti guidati da Lucia Chiarappa, maestra di cucina e volontaria del sodalizio. Con lei a coordinare anche 4 giovani dell'Istituto Alberghiero CFPA di Casargo. 10 gli anni di attività per un sodalizio finalizzato esclusivamente al bene dei bisognosi. Fattivo l'impegno del presidente Beppe Mambretti, che ha ricordato ai presenti le tappe di vita della Onlus e le varie iniziative, tutte legate da un denominatore comune, ossia la gratuità. È di moda in questo periodo dire aiutiamoli, aiutiamoli a casa loro. Ecco, noi lo stiamo facendo concretamente, tenendo presente che la porta si tiene sempre aperta comunque a tutti. E comunque aiutarli a casa loro per noi è un impegno, ma non è un impegno per tenere qualcuno lontano da noi, ma perché riteniamo che dalla loro terra possano crescere delle risorse fantastiche se loro sono messi in condizione ovviamente di camminare e di pedalare. Questa è la mission di Carovana del Sorriso, credo che sia la mission di tante persone che hanno trovato in questa esperienza l'esperienza di gratificare la loro vita e non di arricchire qualcuno ma di arricchire se stessi. Una Onlus che ha il pregio di contribuire a creare condizioni ideali per far ripartire l'economia nelle zone più fragili affinché le popolazioni possano camminare con le loro gambe. In Tanzania entro breve sarà ultimato anche il villaggio della carità della Carovana del Sorriso, nei pressi dell'orfanotrofio già realizzato e alla cucina che porta il nome del compianto Riccardo Galbiati. Saranno realizzati anche un pool funzionale, una piazza, ma non solo. Grazie a Dio e grazie alla provvidenza che non ci ha mai abbandonati. Ci hanno abbandonato tanti volontari, ma la provvidenza non ci ha mai abbandonato. E questo è forse un segno. Anche una bellissima chiesa che sarà dedicata ovviamente a San Francesco, patrono d'Italia, e soprattutto, diciamo, io lo chiamo principe dei poveri. E questa chiesa verrà inaugurata a novembre per i 10 anni di Carovana. Questo qui è il nostro sogno e credo che da là noi speriamo possa uscire il futuro di questo paese. Presentato il nuovo direttivo con la consegna degli attestati di partecipazione del corso. Rinnovato il consiglio di amministrazione della Fondazione Albosaggia, che resterà in carica per il quinquennio 2019-2023. Alla presidenza è stata confermata Ornella Forza, vicepresidente Erminio Tognini e segretario Elisabetta Fornera. I 9 consiglieri nominati dall'amministrazione comunale a seguito di regolare presentazione delle candidature provengono da varie esperienze professionali e condividono l'interesse per la cultura ed il sociale. Il primo impegno organizzativo della Fondazione Albosaggia, con a capo il CDA rinnovato, consiste nel Festival della Letteratura, il Paese
paese delle storie, fissato per domenica 26 maggio, che quest'anno vedrà il coinvolgimento della scuola secondaria di primo grado di Albosaggia. Un concerto al mese al Teatro Sociale di Sondrio, lo Street Food Truck Festival tra il 7 e il 9 giugno, eventi nella natura della Valgerola ed un music festival al Bartesaghi, magari, chissà, chiuso nel 2020 da un big della portata di Bruce Springsteen. È la proposta culturale della Sondrio 2019-2020. Vediamo il servizio. La Cenerentola dei pur lusinghieri piazzamenti di Sondrio nelle classifiche nazionali sulla qualità della vita e la cultura, la mancanza di eventi di alto livello che trascinino fuori casa i residenti e facciano in modo che possano trascorrere momenti di relax, ma anche di crescita culturale, il rimedio è servito. L'amministrazione comunale di Sondrio, col suo sindaco Marco Scaramellini in primis, l'intera giunta, unitamente a Massimo Sertori, assessore regionale alle politiche per la montagna, hanno cucinato un piatto succulento da servire alla città a base di una serie di ingredienti amalgamati da un asso del settore grandi eventi, quale Claudio Trotta, manager di Berley Arts, sabato sera nel capoluogo per presentare alla stampa l'iniziativa. Nella splendida cornice del ridotto del sociale, proprio mentre Davide Van Desfrossi dava il canonico soundcheck, gli amministratori e Trotta in primis sciorinavano la proposta culturale di Sondrio da qui al 2020. È la prima iniziativa di una lunga collaborazione, speriamo, con Claudio Trotta. Ci ha promesso di prendere Sondrio come punto di riferimento per numerosi incontri, numerosi appuntamenti legati alla musica, e quindi questa sera partiamo con grande entusiasmo. Con un personaggio così, con la gamma di conoscenze e di artisti e di amicizia con gli artisti che ha Claudio Trotta, e con un territorio, un ambiente come quello della Valtellina, che sono paesaggi fantastici e bellissimi, credo che riusciamo insieme a coniugare le cose e a fare delle cose straordinarie, per cui veramente il mio augurio è che da qui ai prossimi anni questa collaborazione sia foriera di cose straordinarie. Ma questo è il primo di una serie di concerti che poi faremo partire da dopo l'estate, da ottobre, con una continuità mensile, dedicati alla musica rock, al folk, al blues, alla canzone d'autore italiana, internazionale, americana, inglese e quant'altro. Poi faremo street, la nostra manifestazione di food truck, questi piccoli ristoratori su ruote con musica diffusa nella piazza Garibaldi 7, 8, 9 di giugno, un paio di weekend nel mese di luglio in Valgerola e al Parco dello Stelvio, con il venerdì e il sabato, con della musica, dell'arte, dello storytelling in mezzo alla natura, i dettagli li racconteremo più avanti, e poi il disegno finale nell'estate del 2020, lanciare un festival nel Parco Bartesaghi. Nel menù potrebbe esserci anche un nome di altissimo livello internazionale, è stato citato infatti Bruce Springsteen, che potrebbe essere coinvolto per il Festival del Bartesaghi del 2020, sempre che allestisca un tour e sempre che il contratto vada in porto. Trotta sul punto non si è sbilanciato, è ancora troppo presto, ma a breve verrà fornito il calendario dei concerti mensili in programma al sociale. Tre ore di autentica poesia, toni caldi, intimi come mai visti prima. L'anima folk rock di Davide Van Desfrosse ha ceduto il passo nel suo tour de noce alle note swing e al sax tenore e flauto traverso di Riccardo Luppi. Grande concerto, grande band sabato sera al Teatro Sociale di Sondrio. Vediamo l'anteprima dell'intervista al cantautore Laghè, che trasmetteremo venerdì nella rubrica In 4 minuti del nostro TG. Ecco il servizio. Diciassette anni di carriera celebrati nel migliore dei modi, con una rivisitazione swing dei classici del proprio repertorio. Da Pulenta Galena Fregia, alla Ninna Nanna del Contrabbandiere, alla Ballada del Genesio, fino a Nonna Lucia, alla Curiera, solo per citarne alcune. Il riferimento è chiaro e a Davide Van Desfrosse, protagonista, con la sua band della terz'ultima data del suo tour de noce, che ha coinvolto sabato sera il pubblico del Teatro Sociale di Sondrio stipato in ogni ordine di posto. Tre ore di magia allo stato puro. Lo abbiamo intervistato al termine del soundcheck poco prima del concerto. Come mai questo tour de noce, questa rivisitazione un po' più calda delle canzoni tue, diciamo così, classiche? Beh, prima o poi capita. Ti fai un'estate stranissima in giro per valli, monti, gallerie, miniere, in duo, per non dire qualche volta in trio, e poi arriva l'autunno e pensi ad un tour teatrale. L'inverno si concilia con la notte perché diventa scuro in fretta,
non per forza notte vuol dire brutto, vuol dire freddo, non per forza vuol dire cupo. Un po' come la nostra memoria, ci sono cose che sembrano poco illuminate, ma se noi andiamo a rivisitarle, a riprenderle in mano, gli diamo il giusto colore, il giusto calore, allora abbiamo uno spettacolo in quintetto, non urlato, anche perché è tutto nei teatri, non per forza trasportato dall'estate all'inverno semplicemente chiudendosi in un teatro, ma hai la possibilità di riprendere in mano le canzoni, anche quelle molto molto vecchie, e fargli risentire proprio il suono confidenziale. È un sound che anche per me fa rivivere determinati ricordi. Per esempio? Per esempio prendo Breve Tivan. Breve Tivan è una canzone molto molto sussurrata che era presente sul disco Breve Tivan, appunto. È quella che conclude il disco, ha queste suggestioni Valtellina Chiara, Valtellina Scura, il lago, il vento dentro un flauto. L'abbiamo ripresa con questo modo, col flauto e con quel giusto mormorio che doveva caratterizzarla. Dall'altra parte invece canzoni come Grand Hotel, che sono molto baraonda, qua diventano un po' swing, pop, tararararat. Per gli amministratori della Valchiavenna il collegamento con la vicina Svizzera era e rimane una priorità in quanto rappresenta una notevole ricaduta economica per tutto il territorio della valle. Abbiamo incontrato i referenti del Comitato per il Traforo della Mesolcina, scrivono in una nota Severino De Stefani, presidente Comunità Montana della Valchiavenna, Luca Della Bitta, sindaco di Chiavenna, ed Enrica Guanella, sindaco di Campodolcino. Istituzioni e comitato parlano la stessa lingua e puntano ad essere collegati tutto l'anno verso il nord Europa, superando i limiti della chiusura dello Spluga. Provincia di Sondrio e Regione Lombardia hanno già condiviso e finanziato uno studio di fattibilità. Ed ora i risultati calcistici del fine di settimana appena trascorso. È lunedì, è tempo di dare uno sguardo ai risultati del weekend calcistico appena conclusosi. Partiamo come sempre dal campionato di Serie D, era la 13ª giornata del girone di ritorno. Sondrio batte Ambrosiana 4-3, Virtus Bergamo Ciserano 1-0, Caravaggio Como 0-1, Seregno Legnago Salus 2-1, Rezzato Mantova 1-0, Villafranca Veronese Olginatese 3-3, Prosesto Pontisola 1-0, Caronnese Scanzo Rosciate 2-1, Darfo Boario Villa d'Almè 1-0, il Sondrio si porta a 43 punti in classifica. Il campionato di promozione, 13ª di ritorno, Speranza Grate Casati Arcore 0-2, Alta Brianza Tavernerio Barzago 1-0, Colico Derviese Concorezzese 5-1, Aurora Calcio Dipovi Mercatese 1-1, Basiano Masate Lissone 2-0, Luciano Manara Menaggio 1-1, Biassono Viberonchese 0-1, Brianza Cernusco Merate Visnova Giussano 2-2, da segnalare la Colico Derviese a 37 punti. Campionato di prima categoria, 13ª di ritorno, Veduggio Ars Rovagnate 1-3, Olympic Morbegno Besana Fortitudo 2-2, Chiavennese Cosio Valtellino 2-1, Calolzio Corte Costa Masnaga 0-3, Berbeno Dubino 3-2, Arcadia Dolzago Giovanile Canzese 2-0, Albiatese Grosio 3-1, Olimpia Grenta Missaglia Maresso 2-0. In classifica al primo posto 55 punti per Arcadia Dolzago, 52 Missaglia Maresso, 50 per Ars Rovagnate e Costa Masnaga, 49 Olimpia Grenta, 46 Chiavennese, 42 Berbenno e Olympic Morbegno, 41 Veduggio, 37 Giovanile Canzese, 35 Cosio Valtellino, 32 Calolzio Corte, 29 Albiatese, 21 Dubino, 20 Besana Fortitudo e 19 Grosio. Infine seconda e terza categoria, 13ª di ritorno, Valmalenco Albosaggia Ponchiera 2-2, Bormiese Altolario 0-2, Sport Club Dongo Delevio 3-1, Talamonese Penta Piateda 0-2, Ardenno Buglio Piantedo 3-2, Sondalo Polisportiva Villa 1-4, Valchiavenna Livigno 3-0, Atletico Cosio Tiranese 3-3, riposava il Pratacalcio. In classifica 62 punti per Albosaggia Ponchiera, 53 Valchiavenna, 48 Tiranese, 46 Bormiese, 45 Altolario,
Ilario, 43 Talamonese, 41 per Polisportiva Villa, Valmalenco e Sport Club Dongo, 39 Ardenno Buglio, 33 Penta Piateda, 31 Piantedo, 22 Pratacalcio, 21 Delebio, 19 Livigno, 12 Atletico Cosio, 5 punti Sondalo. È tutto, vi ricordo che potete trovare tutte le classifiche e risultati sul nostro sito internet www.radiotsn.tv nell'area sport. E questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale, appuntamento alle prossime edizioni con il TG di Telesondrio News. Buona serata. Al Quadrifoglio, a Sondrio, il punto di riferimento per l'abbigliamento classico e casual maschile. Al Quadrifoglio potrai trovare una vasta scelta di abiti, camiceria, maglieria, calzature e accessori uomo delle migliori marche. Al Quadrifoglio, l'abbigliamento maschile di qualità, al prezzo giusto. Ci trovi a Sondrio in via Caimi 72, telefono 0342 51 49 71. Per te, donna, che cerchi nella moda uno stile davvero personale, c'è New Probabile Donna, la boutique di Sondrio in via Mazzini 15, dove puoi creare il tuo look al di fuori delle tendenze e correnti dilaganti. New Probabile Donna, da anni è il punto di riferimento per chi ama una moda semplice con un tocco di glamour, un'eleganza decisamente sofisticata, con la passione per la ricerca del dettaglio e della qualità. New Probabile Donna, abbigliamento, borse, accessori e calzature, a Sondrio, in via Mazzini 15. Immaginari, l'idea che non avevi in testa, a Sondrio, in via Bonfadini 9 / A, zona stazione. Orario continuato dalle 9 alle 19, giovedì aperto fino alle 21. Appuntamenti allo 0342 03 12 35.